penso che comunque l'ingresso di Mannini doveva entrare intanto da attaccante, non da terzino, ma in quel momento lì poi si è fatto male, ha avuto il problema Samuele, è dovuto uscire. Il problema c'è, bisogna sopperire anche a questa situazione con il discorso del terzino, ma questo lo sapevamo, dove quel ragazzo sta facendo molto bene, ma sappiamo che deve migliorare su questa situazione qui. Per quanto riguarda il discorso offensivo, bisogna, a mio avviso, lavorare ancora tanto. Il primo tempo siamo arrivati poco, mentre il secondo tempo siamo arrivati in area, sicuramente certe situazioni andavano sfruttate meglio, ma noi lavoriamo ogni settimana sul discorso offensivo, ma per tanto tempo, anche dal primo giorno che sono arrivato, lavoriamo tanto sul discorso offensivo, dobbiamo lavorare ancora per cercare di risolvere il problema, ecco. Ma a mio avviso oggi noi abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Questa è una squadra che comunque è sempre entrata in campo con l'approccio giusto, perché questa è una squadra che comunque non ha mai sbagliato l'approccio, non ha mai sbagliato la mentalità nel voler fare la gara. Però bisogna migliorare anche su queste situazioni. Io ieri ho detto, perché so benissimo che partite semplici non esistono e non ce ne sono, lavoreremo anche su questo. Io penso che tutti noi, per quanto riguarda il primo tempo oggi, ci dobbiamo fare un esame ben precisa per capire dove abbiamo sbagliato, e sicuramente l'approccio deve essere diverso come lo è stato nelle partite precedenti. Ma no, io sapevo che comunque non era una partita semplice e ho preferito in quel momento lì avere un giocatore come Davide Di Guinzio, portarlo dentro negli ultimi 30 minuti, dove poi a mio avviso Maltese ha fatto molto molto bene, perché il ragazzo, sia quando ha giocato sia quando è subentrato, è sempre stato presente. La scelta è stata quella. Per quanto riguarda De Vitis, ho visto un pochino in calo e ho preferito, ecco, cambiare. Ci ho pensato, però se vado a vedere nell'inferiorità numerica del Gavorrano, comunque sia Mannini sia Filippini non hanno giocato da terzini, ma hanno giocato da ale, no? Perché comunque erano in linea quasi con i nostri centrocampisti. Abbiamo difeso a due con Carillo e Lisiuso, usando anche i nostri terzini che hanno giocato da ala. La scelta di Zamarini ci avevo pensato, però al momento in cui ho visto che in inferiorità numerica loro giocavano con un attaccante, ho preferito alzare sia Mannini che Filippini e portarli sulla linea dei centrocampisti per creare la superiorità numerica anche nei 25 metri avversari. Ma io ho la fortuna, ripeto, cioè, non perché oggi abbiamo sbagliato l'approccio, io devo avere qualcosa contro i miei giocatori, perché io ripeto, anche in un momento, in una partita come oggi, dove sicuramente non siamo stati bravi, ma io ribadisco quello che vi ho detto la scorsa settimana, di avere un gruppo predisposto al lavoro, un gruppo di grandi professionisti. Sono i primi, insieme al sottoscritto, a capire che la partita è stata l'approccio sbagliato. Io ho sempre detto di viaggiare col profilo basso e avere sempre il giusto equilibrio. Le partite noi le prepariamo per vincerle tutte, ma non sempre così si vincono, e devi essere bravo anche a non perderle. Se noi pensiamo di voler vincere e di poter vincere tutte le partite, magari sarei il primo ad essere felice, però bisogna anche gestire questi momenti qui.